Buongiorno a tutti, benvenuti in live. Oggi siamo qui su GTA 5, sempre sullo Santo Salafi Italia con Elisa Smith. Perfetto, dobbiamo fare già qualcosa che è arrivato Hector a chiederci un passaggio. Eh sì, ci provaci, provaci. Ma che è questo che? Hector, che stai facendo? Vabbè, io vado. È uscita Sì? dalla luce. Magari. Sì? Sì? E Dovrei comprare qualcosa lì dentro. sto accompagnando il signore che è un attimo in città. È un'emergenza. Può Ah, ma aspetta. aspettare. Devo Aspetta. andare. Aspetta un attimo, vedo la macchina, c'è la sua macchina lì. Se funziona la sua macchina. Beh, ma vaffanculo, va. Certo che la vecchiaia proprio ti fa pure dimenticare dove parcheggi la Io ho avuto un macchina, problema all'auto. L'auto doveva essere stata demolita, eh. quindi La non doveva vecchiaia essere proprio. qui. L'ho Ma vista ora tramite il tuo i GPS, va caratterizi, bene? cazzo, era visto di tutta la notte, stato lì. Ma. Hai capito? Io ho ragione e tu hai torto. Io ho ragione e tu hai Sì, ciao torto. vecchio. Prego, prego. Dovrei andare a prendere i soldi, Sì, aspettare. va bene. Lì c'è il banco, ma se vuoi. Ciao Toto. Benvenuto in live. Dimmi pure. Non avere di quelli hamburger vegano? No, qui non c'è cibo vegano. Oh, come on. Quando c'è stata Tyra mi dava sempre quelli. Allora, se Tyra sei sicuro che ti dava quelli? Allora, dell'attimo nel frigo se è rimasto qualcosa ancora. Yeah. Allora, vedo un attimo, eh. Ah, sì, ce ne sono ancora. Sì, ce ne sono ancora. Te la sta Ok. scaldando, ok? Yeah. Perfetto. Dare Quanti ne vuoi? Ok, 600 di dollari di quelli. quindi sono 4, perfetto. Ciao Giove. Hello. Buongiorno, buongiorno. Grazie, intanto aspettiamo che scaldi, eh. Passa pure tu intanto, io ovviamente sono qui dentro. Ecco qua, quattro pezzi, eh. Perfetto. Ecco qua. Equipaggio. Ok, grazie di molto. Grazie a te. Vuoi Bye andare a guys. bere? No, no. Ok. Madonna, Giove che va a fare 50-50 alla volta. Che. Mi triggera. Allora, questi sono i primi Ok, ti 150, do delle se qua. cose da Sì, portare giù. così. Mo mentre scendo le faccio. Ma ci sarà un meccanico che c'ha il furgone mezzo sfondato? Quanta roba ti state? Diciamo, io ho 200 pezzi da darti. Una Io una sessantina li prendo adesso, addosso. sessantina di piedi addosso, il resto del furgone. Sì, è 110 nel furgone, quindi 170 li prendiamo. 60, carico. 100 che.
Ho sbagliato. Foto. Qua guarda, te ne metto dei tagli io dentro. No, è pieno, è pieno. È pieno? Sì. Ah, ok, allora. Passami, passami a me. Cazzo fa? 40 e 20. 20 se ne stanno. No, Vabbè, e aspetta, poi c'è il resto facciamo... ancora Sì, addosso. allora, aspetta, aspetta, facciamo così. Te ne do questi. Sì. Ok, ah no, e dammi 10 e 10. Ok, così ho preso 170 di roba e te ne Perfetto. devo portare 170 per il secondo giro. Ok, posto, posto. Ok. Chi era? Gennaro. Pronto, mi hai chiamata? E Sì, dimmi pure. no, la verità volevo chiamare a Giove, se avete già portato Sì, carica. me la sta portando, la sta portando. Ah, Sta facendo, ok. però sta facendo altri viaggi, però deve fare altri viaggi. Quindi informati Infatti, magari così lo aiuti. sì, bravo, Va bravo. bene, Ciao, ciao ciao. ciao, ciao. Vabbè, intanto la lasciamo che è svuoto, 15. Ui, 150 pezzi, qui sono di Valeria, con il pesce che è qui. Sento le campane sottofondo. A che ora cambia l'economia? Oh, ieri cambiava tipo i 01 31, 11 31, 11 31 e 51. Oggi cambierai 12 13. Scrivo Totò, vedo se sa quando cambierà l'economia. Un momento in aperto, vi aspettiamo con la nostra specialità di carne e di pesce, venite a provarle. Novità di oggi, granite fresche, al gusto di limone, arancia e cola e Coca-Cola. Coca-Cola. A soli 10 dollari, venite a provarle subito. Perfetto.
Bene, bene. Andiamo su live, se ho qualche notifica. Ok, allora. Aspettiamo che carichi. Notifica. X Miller mi piace al mio posto. Ok, invece volevo tranquillizzare tutti che sto bene. Ieri sera la trapiantazione ha trapiantato bene. Ma ho di nuovo due reni nella panza. Ringrazio il dottor Takumi Nakamura, la dottoressa Desiree Mercurio e Ronan Corvus per avessimo con il catetero. Ora sono ricordato in ospedale. Se va bene, spero che i medici ti mettano presto. Per fortuna, fortunatamente stai bene. C'è proprio vinto l'interessa, cioè qui si interessa. Poi, dovete essere avanti con la determinazione, ma meno di che... Vabbè, vorrei porre lì. Vabbè. Perfetto. Niente di nuovo qua? Nessuno? Ma chi è che è entrato di nuovo? Backfield, FPS, dobbiamo avere Aria, Javerino, Logan, Netfield. Suppressione che non interessa. Perfetto. Vediamo cosa cambia, così sappiamo. Ok, cambia il colore, eh? Aspettiamo il grossista che arrivino. Magari per anche qualche cliente, ho fatto l'annuncio ora. Sì, arriva qualcuno, vedo che è arrivato un caddy, guarda. Sono sicuro che sia che è Orlando. Sono sicuro che è Orlando. Ci mette la mano sul fuoco che è Orlando. Totò tonno. Mi ha scritto Totò tonno. Sono le tre cose, niente.
Buongiorno, ma come siete vestiti? Volevamo andare a fare il buongiornissimo da compagno Marco, ma è oddio, niente. Che è successo? È caduto un palazzo? No, da me. no, infatti tutti quei due così mimetici anche, ci sta. Sì, volevamo andare a fare con compagno Marco, invece apre e alla fine va a pranzo. E niente, ci ho aperto io. Esatto. Volete provare nuove granite? Io. Che gusto la volete? Cola, limonata, cioè limone o caffè vuoi? Un caffè? Sì, perché ancora non facciamo colazione noi. Allora, vi do un caffè e una ciambella? Entrambe? Esatto, sì. Entrambe. Una ciambella e due caffè. Questa storia delle ciambelle col buco mi ricordo. Potrei avere paura a chiedertela. Che me la raccontavi tu piuttosto. Ecco qua. Buongiorno. Grazie mille. Buongiorno Gennaro. Buongiorno. Oh, non avevo conosciuto. Ma che è successo? Volevo andare a fare colazione da compagno Marco e quindi ci siamo vestiti a te. No? Qua Steve. C'è un bella caffè. Capito. Gennaro, vuoi fare colazione anche tu? C'è un bella, caffè? Aspetta, fatti dare. Vieni. Passa. Scusate. Prego. Allora, ecco dei primi 50. Quanto ti dobbiamo, Elisa? Elisa, quanti dollari ti dobbiamo? Un attimo, Steve. Un attimo, stavo con la faccia dentro il magazzino. Ecco, ve lo offro io, non vi preoccupate, ve lo offro io a colazione. Ah, oh, grazie, gentilissimo. Grazie. Allora, alla salute di Elisa. Mi siete aiutato col caddy, ho visto, eh? Sì. State attenti che se vi beccano gli sceriffi vi... Esatto. Tu lo sai bene quanto è bello girare per Paleto col caddy. Mamma mia, il mio caddy è fermo in garage ormai da tipo due mesi. Sai che sarebbe bello fare un'invasione dei caddy a Paleto? E poi che ci ma un raduno di caddy sarebbe da fare. Un raduno di caddy. Lo organizziamo. Poi che ci fermassero, vedremo. No, vabbè, chiediamo il permesso alla polizia, facciamo un raduno di caddy qui magari in spiaggia e... Ah, giusto, anche sì, con quelle ruote è difficile che affondano. A posto? Sto aspettando, sì, adesso tanto devo passarti delle cose, guarda qua, tieni. Buonasera. Aspetta, Gennaro. Sì. Ok, non faccio domande. Esattamente, complimenti, hai indovinato. Questi sono per Giove, passa a dire a lui che gli servono per dopo. Ah, ok. Ok? Te le sei viste con lui? Sì, me la sto vedendo tutto con lui. Adesso devo vedere un attimo alla fine quanto, ok? Va bene. A posto. Arrivederci. Beh, ciao. Ciao. Dillo a Giove che tornate a te. Va bene. E Carmine, desideri qualcosa? No, grazie. Oddio. Dillo a Giove che tornate a te, ok, queste cose? Va così. Perfetto. Ciao. Cosa che prendi? Che prevede il menu? Ci andiamo a allora, oggi c'è una novità. Sì. Granite fresche al limone, arancia, Coca-Cola. Ci vediamo dopo. A dopo, grazie, vi aspetto. A dopo, buon lavoro, signori. Oppure vuoi fare colazione con ciambella e caffè? Allora, facciamo dato che è una certa ora, faccio colazione, pranzo e granita. Vai. Buono. Granita gusto? Limone. Perfetto. Caffè, granita. Limone che è buono per digerire quando poi mangio tutta quella roba là. Cosa vuoi come pranzo? Cioè cosa vuoi, carne o pesce? Carne. Quante porzioni? Ma facciamo due. Mazza, devo andare a depositare. Ah, vado a fare il caffè un attimo e prendo le granite qui. Prego. Perfetto, ecco qua. Yep. Allora, ti do prima la ciambella e il caffè che sono colazione. Ok.
e me li scafandro subito. Poi ti do le due bistecche. E ora ti do la granita. Perfetto, quanto è il totale? Un secondo che devo fare il calcolo. Pardon. Allora, caffè più ciambella sono 20, più 300 di bistecche, più 10 di... sono $330. Grazie. E voilà. Grazie mille. Perfetto. Una cosa. Dimmi. Per il portofucile, cioè io vado e lo richiedo che hanno tutto già nei database, Nicolas, oppure serve che grazie per il follow. Allora, teoricamente dovrebbero già avere tutto sul database i nomi dei partecipanti dell'agenzia, se l'hanno condiviso. Tu quindi devi andare lì, ci sono indipendenti dell'agenzia di sicurezza di Elisa Smith e Scarlett Blake. Certo. Fa, dovrebbe essere tutto scritto segnalato sul database vostro e vorrei fare il porto d'armi per il fucile, dato che c'è consenso farlo. Perfetto, io comunque, diciamo, per correttezza, che ancora non l'avevo fatto, in realtà ho messo i miei dati, diciamo, sulla sezione apposita. Sì, sì, l'ho visto, ma comunque okay, il database ce l'hanno loro, cioè una cosa loro. Okay, cioè io ho passato i documenti a loro, loro erano scansioni standardizzati e... Va bene, allora, dato che provo a chiamarli, che tu sappia c'è qualcuno in vari centrali? No, non lo so ora. Tra una persona che sa il listo fatto, con cui ho fatto più cose, è il tenente Gobblers. Okay. La persona con cui ho avuto più contatti a livello per l'agenzia di sicurezza, il tenente Gobblers oppure il capitano di polizia. Sono due persone che sanno di più dell'agenzia di sicurezza. E ok, quindi stiamo parlando entrambi di LSPD. Esatto, e poi, no, esatto. E poi anche se dovrebbero averle tutti i documenti. E poi per l'armeria ho passato i documenti a Maurizio via email e speriamo che li abbia condivisi con i suoi. Certo, con no, vabbè, tanto io Maurizio lo conosco bene, che gli procuri i rottami. Eh sì, ma Maurizio adesso è in ferie, quindi non so se. No, scrivere al suo dipendente. Però il numero di Dominic. Sì, 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 quindi devo scrivere a Dominic se Maurizio ha segnato i nomi. Ok, vabbè, in teoria non dovrebbero darmi problemi perché già mi conoscono, poi ne abbiamo parlato anche un pochino di sta roba qua. Mi hanno anche fatto vedere dov'è il loro laboratorio segreto, quindi apposta. Diciamo che no, sono in buoni rapporti con loro. Va bene, dai, allora adesso provo a fare un paio di chiamate, perché dato che oggi non ci sono, sennò poi deve slittare tutto a domani. È un po' mi secca. Allora, vabbè, intanto mi siedo e mangio qualcosina. Sì, sì, fai pure. Perfetto. Poi dimmi se devi chiudere che esco. No, 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 non ti preoccupare. Va bene.
Buongiorno. Salve. Sì, sì, salve. Buonasera. Salve. Come va? Buonasera, buonasera. Tutto bene, lei? Abbastanza bene. Bene, bene, ottimo. Dice che eravate aperti. Ovvio, siamo aperti, sì. Ok. Sto aspettando un amico, adesso così mangiamo insieme. Ok, siete. Se volete accomodarvi, potete anche accomodarvi al tavolo. Ho capito. Se volete accomodarvi, potete accomodarvi anche al tavolo. Va bene. Cosa ci fai con tutte quelle cannucce? Niente. Vabbè. Vabbè. Vediamo un po' che viene. Non sapevano neanche chi c'aveva gli amici, sinceramente, non è cattiveri. Magari sono i suoi compagni di classe. Zero candidati. Boh, non so che dire. No, non mi sto gustando il cafferino. Sto venendo il suo amico, dovrebbe arrivare, aspettiamo. Ma cos'è detto? Vediamo di fare qualche chiamata. Vediamo se c'è Curtis. Almeno poi mi faccio passare direttamente il capitano. E niente, mi sa che è in vacanza. Mannaggia sto periodo. Si spacca gente ultimamente. Io pure settimana prossima parto. Torno al mio paese. Anzi, ne approfitto che te lo dico perché avevo avvisato già Jack Brambilla per la Los Santos, però effettivamente non avevo avvisato voi. Dal 3 agosto fino al 19. Pazzaro, va bene, va bene. Buone ferie me allora. Me ne vado al mio vero mare, quello a Crotone. Questi oceani qua, metti un piede. Vuole parcheggiare quel coso enorme? Va benissimo. Vabbè, no, ti dicevo che quasi un paio di volte sono andato al mare e... Bah, brutto. Non ci sto mai andando in quelle spiagge. Che è quel frugone? Non lo so, però mi sa che ha sbagliato tutto. È Totò, eh? Vabbè. È Totò. Vabbè. Sì, è Totò.
Ho visto i riflessi gialli. Totò! Totò? Avvocato, buonasera. Dove parcheggi il camion? E dove c'è il posto? 10 tonnellate su marciapiede. Ma è che lo parcheggi laggiù, dove c'è parcheggio quello lungo. Ma me sto andando. Volevo chiedere se avevi il numero, come si chiama, il proprietario del concessionario in città. Break? Sì, certo. Sì. Perché? Perché devo chiamare. Sì, ti lo passo. 685 trattino 1852. Niente, l'SPD non risponde. Buongiorno. Buongiorno Orlando. Cosa? Il vecchietto, ciao. Il vecchietto, il giovane uomo, l'uomo sviluppato, puoi chiamarmi. Vabbè, dai, già che ti ho chiamato vecchietto, non vecchio di merda. Buongiorno, come fanno altri. Buongiorno Orlando, buono. Come va? Sì, sono punti più. Finora tutto bene. Mi prepari un menù Kobe, grazie. Sì. Grazie. Ma stamattina, qualche ora fa, in autostrada col truck eri tu. Mi sta laggando il gioco. Ovvio. L'ultima volta che ho detto di sì, il giornalista mi ha sputtanato tutto, quindi no. Sì, vabbè, ma il giornalista è giornalista, io sono meccanico, cazzo me ne frega. Ma che grande Elisa, vai così. Ecco qua. Non mi fido più di nessuno. Oh, eccolo Bimbo. Orlando! Scusa! Bimbo, ciao! Ciao! E niente. Dove cazzo eri nascosto? Stavi cagando? No, stavo giocando! Ah, quindi era lui il suo amico! Fammi vedere che giochino c'è di. Ecco qua, tu! Tubi! Ah, tu sì, c'è quello là! Orlando, il cibo! Vabbè, io vado a lavorare, va? Vabbè, va, tanto ti devo ordinare un po' di roba io! Devo ordinare Vabbè, fammi sapere via messaggio che magari io preparo e poi fammi 300 di carne. Mi porta. Ok? 300. Sì. Porca miseria, non devo fare i viaggi. Vai. Per tutti è impossibile, per te è una pasticciata. Insomma. Orlando, il cibo, tieni. Basta rubami cannucce, però poi finiscono. Vabbè, poi più tardi, farò più tardi, dai, che vado a fare un bottino di frutta, va. A dopo, grazie. Avvocato, buonasera. Ho bisogno di carne, io, Totò, ho bisogno. La stessa cosa anche per Bimbo, offro io. In mattinata ho bisogno, grazie, di carne, Mimo. Entro la mattinata, Totò. Porca miseria, però. Vabbè, vado. Anche a te, Mimo. Salve, signor Canarino. Signor Canarino, non l'ho mai saputo. Vai, d'ora in poi lo chiamerò anch'io. Così. Perché non è pizzico da Canarino. Io non ho capito, Mimo. Totò. Mimo, ma basta prendere cannucce. Basta. Ma per quale motivo, Totò, il furgone rosso non era già nel suo colore? Non lo so se lo può cambiare, sai? Grazie. 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 Sono il menù Kobe. Ah, grazie mille. Ho aperto da Orlando. Sì. Dove è andato? Bloom! Mamma mia, che casino. Quanta pazienza, perché. Quando devi prendere cannuccia poi sto qua. Appunto. A breve ti finiranno. Ma anche ieri, se non mi sbaglio. Ero passato qua che c'era Valeria e sì. Prendevo che... vabbè, diciamo che è speciale, dai. Beh, certo, se ti finisce tutte le cannucce in mezza giornata è un costo. No. Però, fortunatamente ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 scatolette piene. Sì, piene, sì, no, però finiscono prima o poi, eh beh, quello sì. Ma lo usate per le granite queste? Cioè, o anche magari le chiede qualcuno per le granite o per il bere? Vabbè, io ormai sono abituato a tracannare tutto, anche la bottiglia, quindi. Va bene, va bene.
Ognuno beve come vuole. Giustamente. Dai, se vado un attimino fuori, pigli un po' va dai. Bene, va. Ci vediamo. Ciao, ciao. Vabbè, ciao. Poi allora. Vabbè, esco anch'io, tanto. Sì, sì, sì. No, ti dico, quando per adesso non credo di accettare incarichi, anche per la Los Santos, sto lavorando soltanto la mattina perché non ci sono colleghi, ma appena entra qualcuno, poi esco di servizio che sto sistemando un po' di cose prima della partenza. Sì, sì. Poi, come ritorno dalle vacanze, se tu bene, scrivi tranquillamente sul portale, poi mi candido, ecco, per eventuali richieste. Sì, sì, va bene, ok, perfetto. D'accordo. A posto, ciao. Ciao, ciao. Se trovi gente che vuole fare sto lavoro, diglielo. Fuori. Sì, va bene. No, 29 bene, 29. Ma non benissimo. Orlando, finalmente sì. Devi vestire. Sapere il porco. Perché non benissimo? Grazie, grazie. E chi c'è sul porco? Pensa che il porco, tiralo via. Erano belli, proprio come dei meccanici. Noi godevamo grazie. Dell'aspetto goliardico, tutto lì. Mm. Mi devi visto che mi resto sempre super troppo elegante, allora per un giorno abbiamo fatto uno sgarro alla regola. Io devo pagarti il conto. Sì, due, mi sembra un po' eccessivo. Scusami, poi costume da bagno. Ma quando io facevo il pilota, volevi però viaggi gratis. Adesso mi fai pagare due pezzi di carne. Sono quattro pezzi di carne. Vabbè, i due miei sono offerti. Se vuoi, ti paghi i suoi. Sono 300 dollari. Va bene, glieli dati a lui, li ricevo. Certo. Sì, sì. Amico, vieni che ci sentiamo e parliamo pure un po'. Se ne vado anche 45 cannucce, se ne vado. Vabbè, non è colpa mia. Che ora fai ora, Orlando? Disoccupato con classe. Ma trovati il lavoro, va, prima che muori di fame. C'ho solo 5.000 dollari in banca. Sì. Oh, vivo. Ecco qua. Ehi, passa pure intanto primo. Quanto sta correndo, gioia, mamma mia. Ma non ti conviene metterti il furgone davanti all'entrata, come faceva Totò? Sì, non ci ho pensato. Allora, mo mancano gli ultimi 50, sì, esatto. Sì, esatto. Riscendo, risalgo con una macchina un po' più veloce. Ah, va bene. Mi riporto il bagaglio. Grazie. Piange. Ehi, ti piace Gesù? Elisa, se mi vuoi fare il bonifico, 53.500. Ok, perfetto. Al 149. 149, te lo ricordi? 149, 53.500. Sì, perché sono i 37.5 soldi più i 16.000 degli altri. Perfetto. Ok. Grazie, a posto, faccio subito. Buongiorno Steve, come stai? Tutto bene tu? Tutto bene, grazie. Tutto a posto con oggi il carico? Tutto a posto, già fatto. Sì, 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 ho visto. Sì. Sì. 149 53.500. Arrivati? Sì, arrivati? Sì, posto, perfetto. Ciao, grazie, ci vediamo. Quanto rumore fa la manca il furgone di aria?
altro, Elisa? Sì. Ti volevo presentare Bibbo, l'hai già conosciuto? Ciao. L'ho visto, sì, mi ha rubato un sacco di... Non l'ho rubato, c'è un cliente. Beh, non so se sei cliente, ho pagato io per te. Sì, ma ti ero già venuto. Ogni aranciata servono almeno 3 cannucce. No. Sì, così ci mette più okay. Freddo. Elisa, comunque, volevo dirti che potrebbe diventare tuo fratello, lui. Come? Evviva! Sì, Orlando, sì, ha bisogno di un papà, è stato abbandonato da piccolo. Sì. Cioè, Vuoi parlarmi in privato un attimo? Sì. Ok. Scusa, Bimbo, arrivo. Sì. Ti sembra una persona normale? Bimbo, è un grande, conosce un sacco di cose anche su Cosa? Conosce un sacco di cose anche sul paranormale. Perché ridi? Non lo so, anche sto vedendo che si avvicina pian piano. Bimbo! Stiamo parlando in privato. No, ma io non mi sono spostato. Ho capito, va bene. Andiamo in ufficio, Lisa. Andiamo in ufficio. Che cazzo sei tu? Oh. Ma chi è questo? Oh. Orlando, attenzione, eh. Allora, esci fuori un attimo. Ti lascio parlare con lui. Via da qua, via. Bimbo, aspetta. Mi devo lavare le mani. Allora, pare che c'è ancora la merda nel cesso, qualcuno l'ha tirato l'acqua. Sì. Orlando, vieni pure, risolto il problema. Arrivo. Ma ascolta, si è addormentato, il tizio. Ah no, ma vabbè, non c'è problema. E comunque cosa c'è che non va di più? Allora, parla a bassa voce così non sente nessuno. Sto dicendo, cioè, sì. Ti sembra una cosa normale sta persona a prenderla nella famiglia, cioè... Cioè, sta cosa della famiglia sta sfuggendo di mano, Orlando. No, cioè, allora... stai tirando dentro cani e porci senza manco sapere chi sono. Allora, partiamo dal presupposto che metà dei figli adottati, tipo Roe, e cioè, neanche cioè, nel senso, mi ha detto Willy che è mia figlia, io non ero neanche al corrente, l'ho scoperto dopo. E quindi, dato che almeno questo figlio qua l'ho deciso io... Fuori! Dato che questo figlio qua l'ho deciso io, quantomeno vorrei che ci fosse... E poi pensavo anche di adottare Curtis, il poliziotto. Un secondo, Comunque... Però stare ancora qui dietro la porta e io ti butto nel gabinetto, no, Elisa, non essere così cattiva con Bimbo. Sto parlando in privato. Non è una persona normale quella. Carmine, come sessione privata, siamo in un ufficio, un attimo. No, sentivo che lamentele, quindi. No, sono... grazie. Come stai dicendo? Cioè, non è una persona normale questa, cioè, ma l'hai visto? Ascolta. Come cavolo va in giro? L'hai visto come cammina? L'hai visto come parla? L'hai visto come si comporta? E quindi, che mi interessa? Ma scusa, che ti interessa? È mio figlio, mica tu, se poi ti va bene, non so che cazzo. Cioè, deve essere anche mio fratello, dovrà essere, cioè. Ma sì, ma tu col tuo fratello, mica ci devi scopare con tutti i tuoi fratelli, ci scopavi con Borrelli, non è che devi scoparti anche lui, Sì, ok, ma capisci il fatto, cioè, non è, cioè... Già ci sei tu che sei un peso in famiglia, poi se ti dai un altro peso... Io un peso? Hai insistito tanto per diventare mia figlia e io sono un peso? Se troviamo un altro peso... Abbiamo perso un'altra figlia. No, Orlando! Orlando! Adesso io sono un peso. Vieni dentro. Cioè, Orlando, tu hai una certa età, diciamo che un peso lo sei, cioè adesso non dire che non lo sei, adesso. No, Orlando, vieni qui un attimo, sii sincero sei con me. Sei dei nostri, Bimbo, tranquillo. Orlando? C'è bisogno della democrazia. Bisogna parlare con la famiglia, vedere cosa ne pensano tutti, non solo te. Ma infatti io ci parlerò. Senti, Roe, come altre persone, sono entrate nella famiglia senza chiedere nulla. Ma lì eravate in quattro gatti, eravate te. Non me ne frega un cazzo, io sono il padre. Ora siamo un gruppo familiare, bisogna chiedere chi. Infatti voglio presentarlo, ti stavo dicendo che volevo presentarlo agli altri. E si sceglierà chi vuole. No, Bimbo, tranquillo.
e sceglierà chi vuole, chi vuole. Dai, mi hai fatto anche piangere, stai zitta. Chi se ne frega, chi se ne frega. Stai zitta, stronza. No, poverino, mi piace. È abbastanza stronza, considera che puttana sarebbe un termine neanche troppo sbagliato, visto che si scopava suo fratello, vero? Addirittura. No, non ti arrabbiare però, è vero! Non prendere me. No! No, no, no! Dentro, dentro, dentro! Aia! Sta attenta però! Figlia di merda, perché entrati male i nuovi figli? Scendi dalla tua macchina, scendi! Ma che cazzo scendi. Mi frega? Ah, ci spaccherà tutta, neanche mia questa! Scendi! Ma che cazzo? Sì, scendi da sta macchina! Serve una riparazione? Non sono tutti folli, no, tanto è rubata, è tranquillo! Ah, va bene! Come è rubata? No, cioè, prestito, prestito! C'ha la c'ha... Ok, chiamo la polizia e dico che è la macchina rubata! Allora, facciamo emergenza... Bene, bene, brava. Hai capito cosa devi fare. Togliela via da qui adesso, però. Tirala via da qui. Ma mi hai appena detto di scendere. Posta da qui. E dove la metto? Laggiù nel parcheggio, quello lì, così la persona lo ritrova. Però tuo papà non gli dovresti parlare così. Infatti non so per quanto rimarrà ancora mio figlio. Amico. Cosa? Sì. Tu non sai quanto? Ha pagato $25,000 per quella casa, eh? E io non ho neanche le chiavi di casa. Di che cazzo parliamo? Sì, ok, quindi allora... Cioè, vabbè, guarda, io... Il giorno che avrò le chiavi di casa potrei dire che mi ha preso la casa. Però quanto hai pagato tu per quella casa? Zero, infatti sono uno che passa da quelle parti. La casa ha preso il mio nome, però non c'è neanche le chiavi, dimmi tu. Ha preso il tuo nome, ma non hai pagato neanche tu, quindi... Ecco, infatti, quindi... Pagata Bobby la tua parte, giusto? Robert l'ha pagata la tua parte? No. E chi l'ha pagata? Se avete pagato la mia parte è stata pagata. Beh, datevi un abbraccetto. No. Assolutamente cioè, no. Ma fammi capire, la tua è una famiglia o è un esercito che fa la concorrenza alla Meriwether? È un un gruppo di persone che si ritiene una famiglia. No, ah, che si ritiene, ok. No, no, non è niente un gruppo di persone che si vuole bene, evidentemente questa vacanza a New York ne ha fatto perdere il testa a mio figlio. Che si ritiene una famiglia che si vuole bene, ma diciamo che comunque, bene o male, cioè non c'è nessun documento che attesti che ognuno è figlio o figlio. Scusa, va bene Elisa, allora dato che non c'è nessun documento te lo dico io a voce, tu non sei più mia figlia. A me non mi è stato dato nessun documento a me, quindi no, tornando. Infatti, ha maggior ragione. Non c'è va bene, sei più tua famiglia, va bene, no, ok, allora adesso mi paghi $25,000 per quella cazzo di casa, no, dai su, no, no, dammi soldi. Le chiavi e ti pago la casa, dammi i soldi. Che cazzo vuoi, dammi che chiavi. Ce li ho nel magazzino, dammi le soldi però. Dammi le chiavi. Soldi. Il giorno che avrò le chiavi ti darò i soldi, io non ce ne sono mai stato in quella casa, ci dormite voi, mica io. No, io non ci dormo lì, io ho casa mia qui a paletto. Litigate, brutto. Guarda, ci è venuto a litigare per colpa di sto tizio qui che è venuto e portato, eh? No, io non è che ho portato questo tizio. È colpa sua adesso. No, no, Mimmo, non ascoltarla, è una che purtroppo pensa solo a se stessa e vuole comandare lei tutto. Ma non conta un cazzo, solo perché metti i soldi pensa di essere la migliore. Famiglia, me ne vado. Non rovinerò più nessuna famiglia. No, no, tranquillo, Mimmo, non piangere. Fai una cosa, Mimmo. Olè. Mi trovo un passaggio, mi porti qui al parcheggio che parliamo. Ma cosa continua a sbattere qua dietro? Orlando. No. Cosa vuoi? Parlare con la famiglia per sta cosa, per ma io te lo stavo dicendo prima che volevo fare una riunione con tutti e parlare. Ok, perfetto, allora facciamo. Se sei arrivata qua che dici no, stronzo, parlare. Cioè, io certo che ne parlo con gli altri, differenza vostra. Perfetto, allora parlare con gli altri e poi cioè, parliamo e facciamo una riunione. Ma sì, okay. Stasera ci troviamo. Stasera ci troviamo un po' tutti. Sì, va bene, sì, okay. Sì, va bene. Ok, ciao. Ciao. Cattiva. Cosa? Cattiva, sei stata cattiva. Visibile. Via. A posto. Okay. E niente, la macchina è rimasta qua alla fine. Vabbè, la sposto. Se vuoi la porto via col camion. Anche perché fa dei rumori brutti. Ma se è morta qua non la togli più, cioè la dovresti, se è in grimaldello, sennò addio. Eh?
E se è vero che ha detto che l'ha rubata senza grimaldello. Vabbè, tanto lo so io un po'. Fa lo stesso sta qui. Ma che... Guarda, che strisce... Ma la vedi anche tu sta striscia di sangue? Sì, certo. Mamma mia. Bene. E vabbè. Qualcuno ha perso un po' di sangue. Dopo chiamalo omicidio. Che economia di merda, guarda, io sono così incazzata. Ma ieri pareva andava bene per le fettine di carne, infatti vi ho fatto la cavagnata. Sì, però cioè, devo vendere il pesce e non riesco a venderlo perché c'è l'economia tutta bassa. Mm-hmm. Ma ogni quanto si aggiorna, diciamo? 20 minuti circa. Ah, ho capito. Ma va in base alla domanda e all'offerta? Non ne ho idea come funzioni. Ho capito. Vabbè, ma quanto, cioè, ne hai davvero così tanto che hai bisogno di... abbastanza, sì. Quanto è stato più o meno il massimo per il pesce? Massimo è 100, ma come tutti gli altri prodotti, cioè, non... c'è un minimo di 20 qualcosa e un massimo di 100. Minimo di 20? No, beh, il frumento sta a 12. No, no, ma io parlo dei prodotti di business, che sono quelli sopra. Ah, ok. Sì, il pesce a 20. Ed è stato pure aumentato a più 30. No, pesce da griglia. Ah, ok. Io vendo pesce da griglia, carne grigliata. Fettine di carne, cioè. Ho capito. Com'è che le ciliegie valgono più dei diamanti? Che economia di merda. Vabbè. Meno male che faccio il meccanico, ti dirò la verità. La borsa. Immagino. Tu pensa che noi i rottami non ci sono nemmeno nella borsa, quindi perché io c'ho un accordo con Maurizio e me li fa 30-35 in base a quanti ne ha bisogno, perché sennò potrebbero fare loro il prezzo. Sì. Quindi... è una bella fregatura anche quella. Già. Ma cambia qualità dei rottami o sempre lo stesso la qualità dei rottami? Ti giuro, non ci ho mai fatto caso, no, ma penso sia sempre la stessa, perché non mi pare di aver notato pezzi migliori. Alla fine a loro gli servono per le viti, per qualche bullone. Poi la vera qualità gliela producono i minatori con il ferro, oppure i taglialegna con il legno. Capito, cioè i rottami servono soltanto per le finiture. Capito. Ti posso assicurare che è parecchio stressante prenderli. Vabbè. Ciao, dai, faccio qualche giro di ronda, vedo se... tanto... cioè, cazzo, mi sa che tra un po' vado pure a mangiare lì sull'autostrada, cioè... un ristorante, ma di quelli che proprio ti fanno primo, secondo, contorno, calice di vino a $10. Sì. Ma sono buonissimi pure. Ottimo. Va bene, allora ci vediamo allora se vai. Va bene. Buona giornata. Anche a te. Se hai bisogno chiama del meccanico. Sì, intendo. Grazie mille. Ciao.
Guarda dove vai! Dangeri. Dov'è Orlando? Sì, non lo so, mi sa che è andato via, sai. Ci dovevi fare pace. Devo parlare lì, vabbè. Sì, vabbè. Grazie signore, tutto a posto. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao sorellina. Cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Oh, fermo? Cosa? Cos'è che hai detto? Ciao? Ciao, signorina. Ah, ok. Vai bene, Diego. Okay. Vediamo un attimo che fare. Tic tac. Oh cazzo, ma scende, tutto, cioè, guarda che economia di merda, cioè $40 fatto più 1 e qui 70 fatto più 12, cioè dai, ma io non so che dire, cioè. Sì, sto cercando persone con cui fare RP, non c'è nessuno, Dio mio. Un po' di RP, dove cavolo è tutto? Totò, la carne? La sto facendo ora. Ok, bene, a posto. Bene, sono qua. Fammi sapere quando sei. Sì, quando sto salendo ti avviso appena sto salendo. Ok, ok, perfetto, allora a posto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E adesso? Tieni, sei tanto una ciliegia da vendere. Diverto te. Oh, grazie Strash. Grazie mille per il ride. Orlando, Orlando. Phoenix, grazie per il follow. Grazie mille per il Dani Pool. Grazie mille per il ride, grazie mille. Puzzolinato, grazie per il follow. V2 vabbè. Hero7TV, grazie per il follow. V2Toxic98, grazie per il follow. Grazie Strash ancora per il ride.
con Orlando che Elisa e Orlando sempre da avere da le discussioni, Elisa e Orlando sempre a discutere hanno su qualsiasi cosa. Vai a fare la pappa, vai a fare la pappa, vai a fare la pappa. Eh sì, ma io penso che mi succederò. Penso che... Mamma mia. Vado a fare compagnia tutta a fare la carne. Lisa, vedremo, vedremo. Con Dani che se n'è uscito, potrebbe anche decidere lei di uscire da sola, ti dico. Potrebbe decidere di lasciare lei la famiglia da sola e... E basta. Ken Ken Royale 962, grazie per il follow. Sì, Totò è top. Sto venendo ad aiutarti giù alla macelleria, così fai meno viaggi. Senza minghie, senza incesto Elisa non rimane in famiglia, malissimo. Elisa, cioè, diciamo che se Orlando continua a essere un po' un problema in famiglia, cioè, perché Orlando è un problema nella famiglia, cioè, è già una persona da dover accudire come un bambino, Orlando, in pratica. E quindi è un peso, anche un qualcosa che potrebbe recare danno a certe persone, tipo per me... Come per Davide e per Danny poteva recare danno Orlando alla famiglia perché erano sceriffi, a Elisa potrebbe recare danno perché è titolare del mojito, ecco, quindi cioè potrebbe questa situazione un po' strana in cui ci accusano poi con Orlando che fa casini, diciamo, perché Elisa in RP, diciamo, sa che Orlando ha parlato in modo non amichevole con il giornalista, perché Willy gli ha detto ad Elisa. Quindi Elisa adesso sa che Orlando un po' ha avuto questa chiacchierata non poco amichevole con il giornalista e sa che potrebbe creare problemi a Orlando e poi in seguito alla famiglia. Quindi è su loro di decidere se lasciare pure lei e lasciare fare solamente a loro, i problemi loro e tenersi i suoi. Se iniziate a servire carne gratis, sì, carne gratis, quanto spendo questa carne io, mai hai soldi. Vai da Borrelli, non vado da Borrelli, no. Ora, cioè ora no, vado da Totò a fare la carne con lui. Vai Strash, vai a riposare, vai. Ci vediamo, grazie ancora. Oddio, fiancata, annaggia. Ciao Strash, grazie ancora, ci vediamo, buona giornata. Ma sta discussione in RP la farà bene Elisa, dirà ben tutto prima o poi quando ci riuniamo di nuovo in RP, quindi anche in RP Orlando verrà a sapere cosa ne pensa Elisa e tutto, però ovvio che Elisa, come lo è sempre stata a livello lavorativo, è sempre aperta a trovare, a arrivare a compromessi, arrivare a, diciamo, senza fare scelte affrettate, arrivare a compromessi per risolvere i problemi, quindi non è che vuole lasciare così punto in bianco, cercherà di poter mantenere i contatti, di poter rimanere in famiglia, sempre cercando compromessi con gli altri. Se tutto vero non mi risponde è proprio un grande cretino, perché mi scrive a scrivere messaggi che non se non rispondo alle chiamate e non mi risponde neanche più ai messaggi, cioè. Oi? Pronto? Hai letto i messaggi? No. Vedi, mamma mia. Mi ha scritto, mandami i messaggi se non ti rispondo alle telefonate. Così ho fatto, però non ho sì, risposto. Infatti. Sto venendo dalla macelleria a prendere la carne, così facciamo un viaggio in meno. Penso comunque sempre due viaggi, penso dobbiamo fare. Vabbè,
va bene. Almeno non ne fai tre, ma ne fai due, ecco. No, no, due ce la faccio comunque in teoria. In teoria ce la devi fare con due viaggi, con quello che porto ora sì, in teoria. Va bene, dai, ci vediamo con la macelleria, va bene, va bene. Ciao. Ciao, ciao. Ai, ai, ai. Oh. 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 Opla. Ma che schifo sto posto. Cioè, qui c'è proprio l'igiene, proprio la c'è le cose, sono proprio fatte, cioè se succedesse una roba del genere in Real, penso che chiuderebbero la macelleria tipo in 2 giorni. Che servere? Samue B DJ, si chiama Los Santos Life Italia. Ok, prese. Okay. Si chiama Los Santos Life Italia. Se non sbaglio, facendo anche punto esclamativo server GTA, dovresti già trovare tutto. Prova a fare punto esclamativo Los Santos Life Italia. Lo punto esclamativo server GTA. Dove funziona il comando? Fai punto esclamativo comandi per vedere i comandi e poi copia quello cerchi del server GTA. E vedi un attimo se funziona il link, se funziona. Io vado su allora intanto. Ah sì, quante ne hai prese? 100. Ah, 100, sì, è sempre 2 viaggi comunque devo fare, va bene. Va bene, a posto. Vabbè, ci vediamo fra pochissimo. Ciao. Ciao. Sì, ah, non voglio sapere, gioco su Impero. Io gioco solo Santos Life, qua. Ormai da ottobre 2018. Quindi gioco solo Santos Life da 2 anni e mezzo quasi. Cioè a ottobre 2020 faccio 2 anni. No, ho sbagliato. Che cazzo di conti faccio? Supremo di lì. Di 40. Grazie, Supremo! Grazie mille per l'host. Ora siamo in pochi, ma la mattina si è sempre in 12-20, ma comunque l'RP si fa comunque qua, cioè anche se si è in... Cioè io mi ricordo, un giorno io sono loggato che eravamo nel server, io, Orlando, ovvero Strash, uno e il medico, eravamo in 4 nel server e ti giuro, in 4 nel server abbiamo fatto comunque RP. Cioè io devo dire che veramente qua, se anche se si è in pochi, non trovi gente a farmare, cioè gente farm, ma non troppo, cioè quindi... Ciao! Ciao, superiamo da quanto tempo che non ci sentiamo? Quanto tempo? Io sono sempre qui. Esatto, oppure si farma, si alterna l'RP, ma comunque ti giuro, anche se siamo 12 giocatori, cioè sono 11 giocatori, lo so che su Impero in questo momento ci saranno 50 player, ma che 50 player, diciamo, non li trovi tutti, perché la mattina farmano. E quindi, cioè, non fai RP. Invece qua, anche se la gente farma, si fa RP. Perché bene o male fai lo e-tool, oppure apri il business, che sai che ci sono tutti questi business in giro per la mappa, cioè il mojito apre la mattina sempre perché ci sono io, poi ci sono altri business che aprono il pomeriggio, sera, sì, ci si diverte comunque. No, questo no, non è il server di Luke. Dr. Calvin, questo qui è Los Santos Life Italia, Los Santos Life Italia.
Scherzi della storia, della Santa Slav Italia, come sempre. Sì, è whitelistato, per quello che c'è molta poca gente la mattina, perché essendo whitelist molta gente lavora la mattina oppure fa altro. Poi diciamo che in questo periodo, ragazzi, cioè, sapete, siamo d'estate, quindi la gente è fuori, si sta godendo l'estate, va al mare, c'è chi è in ferie, poi dopo tutta questa pandemia, quindi siamo tutti chiusi in casa, adesso la gente vuole uscire, e quindi si è sempre di meno. Comunque ti dico, la mattina, quando il periodo in cui c'era la quarantena, che eravamo tutti a casa, di mattina eravamo 25-30 persone online, ok? Ora siamo un po' meno. Ma comunque ti dico, ora che l'ora di pranzo siamo in 11, ma prima, quando sono laggato io, che erano le 11, 11 e mezza, eravamo in 20 player nel server. Di sera siamo 90 player. Quando c'era la pandemia, in piena quarantena, eravamo 125 persone nel server. Cioè, la gente c'è bene, è solo che in questo periodo non gioca più. È un buon server, lo conosco. Sì, lo conosco in tanti, il server. Ciao che demon, ciao Garretto. Lo so che su Imperial ci sono tante persone, lo so. Vabbè, però cioè, comunque è importante divertirsi, anche se siamo in 20, è importante divertirsi e fare RP. Cioè, io sinceramente. Oddio. Sinceramente. Di giorni in cui sono entrata la mattina e mi sono annoiato perché non c'era gente, è successo tipo forse una o due volte. Red Lea tredici, grazie per il follow, numero romano x111 13. Grazie per il follow. Vabbè, che bella l'animazione della cintura a ritardo. Mal mojito. Cento pezzi di carne li mettiamo dentro. Ok, l'economia di stamattina è meglio che non ne parliamo, va? Che sono solo loro di suicidarmi. C'è tanto da farti capire, questa è l'economia. Cioè sono proprio sul momento proprio su quale la decisione di buttarmi giù dal ponte. Bel volo. E vabbè, si porta pazienza, prima o poi arriverà il momento in cui si potrà vendere. Poi la cosa bella che c'è sul server è questo, lo so, lifebook. Quale post? Cioè, ah, questo. Lifebook è il social network di questa città, di questo server, il social network. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, nella mia tu siano fatte la stessa cosa, David Smith. Ciao Jessina, ciao, benvenuta in live. Bentornata in live, benvenuta. Come va, tutto bene? NYGGF04, scusami se l'ho letto così, però mi è più facile, grazie per il follow. NDGGF04. ND, ecco, NDGG. Aspettiamo il tutto per la consegna. Io tutto bene, è andato bene, già sì. No. E niente. Funziona. Non ancora.
Sì, ragazzi, comunque c'è un punto esclamativo comandi, avete visto che ci sono i comandi punto esclamativo Discord, punto esclamativo YT. Mi raccomando, fate punto esclamativo Discord, punto esclamativo YT, perché entrate nel mio Discord così e vedete anche quando sono in live, potete chattare con me, scrivere, venire in chat vocale con me. E facendo punto esclamativo YT, potete iscrivervi al mio canale YouTube e vedere le repliche di tutte le live che ho fatto in passato, di tutti i vari wipe, eccetera, eccetera. Carico le repliche su YouTube io, così la gente può vederle, perché tanto su Twitch purtroppo non si può, non mi rimango una vita, quindi le metto su YouTube. Sì, serve un meccanico. Non mi ha ancora risposto? Vediamo un po' se c'è Steve e Elettra. Sono aperto tanto. Non c'è nessuno neanche qui in palestra. Vabbè. Sono andati a pranzo pure loro, mi sa. Già, sono venuto a salutarvi Steve e Elettra, ma invece non c'è nessuno, sono a pranzo. Infatti Steve mi ha risposto qui in chat. Aspettiamo Totò che col camion non lo ha rotto per fortuna. Per fortuna. Io sono riuscito a fare solo quei due carichi. Sì, lo so, Crelia, guarda. È imbarazzante di quanta poca economia poi si possa riuscire a vendere, però vabbè. Ah, Crelia, su, fammi lavorare a gennaio. In compenso le ciliegie valgono più di diamanti, sì, ma cioè è imbarazzante, cioè certe cose dell'economia andrebbero fissate, cioè in questo caso 70 dollari diamante 69, cioè sì, cioè. Vabbè. Come le ciliegie valgono più di un pezzo di carne o di un. Cioè, vabbè. Ecco Totò. Tutto è distrutto il camion. Dio mio. E niente. Ti ho dato un calcio alla macchina. Dio mio, Totò. Passami la roba, va. Ah, vabbè, niente, allora. Andiamo. Ma il pearl lo prete più o solo prenotazione? Il pearl lo apriamo. Spoiler, spoiler, spoiler. Martedì. Martedì ci sarà un evento al pearl, sempre se colui che mette la mia. Se colui che mette la musica c'è. Sempre se colui che mette la musica c'è, apriamo il Allora. pearl. Martedì. Passa pure. Dobbiamo Comunque, mancare, chi credo, altri 50 volesse ne mancano, giusto? prenotare il Pearl. Sì, altri 50 mancano, esatto. Quindi devo riscendere da lì. Vabbè, comunque fai dopo perché io mi sa che tra poco vado a pranzo. Tu vai intanto, poi massimo. Olè! No, tu Olè! vai intanto, poi intanto non lo so Sì, se. vado a fare la frutta, così me la porto a casa, Ma. mezzi. Vabbè. Zopito, si chiama Zopito.
Zopito, 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 zopito. Allora, vediamo un attimo Zopito dov'è, non ce l'ho con messaggi. Scusate un attimo, devo parlare con una persona. Ciao Zopito. Ciao Zopito, alla fine per oggi ho bisogno solo di 200 pesci. Fammi sapere quando sei in città che andremo in città per la consegna. Che bello se che messaggi arrivano. Che messaggi arrivano anche se sei offline. Mamma mia, che bello che è, che bello. Tu mandi messaggi appena logga, vedi i messaggi lui che sono arrivati. Che gioia. Eccola. Ciao Fiorenzo, ciao Fiored. Benvenuto in live, da quanto tempo che non ci vediamo. Adesso vi parlo un po' così, senza modificatore. Tanti di voi non mi avranno mai sentito senza modificatore. E ora è arrivato il momento. Ecco qua la vera voce di Elisa Smith. What a voice reveal. Comunque, ecco qua la vera voce di Elisa Smith. Dato adesso che sto parlando più che altro con la live, con la chat, mi tolgo il modificatore. Così è più comodo parlare con voi invece che vi parlo con la mia voce strana modificata. Quindi ora posso parlare un po' con voi così. Comunque, dai. Tanto tempo che non ci vediamo più. Sono la stessa persona, raga. È strano sentire la voce, la mia voce vera. Ma tanti mi dicono che è molto simile, diciamo, il tono di voce da quello modificato a quello non modificato. Tanti dicono, sì, ma sembri comunque Elisa, cioè dalla voce. E tanti dicono così, sembri comunque lei perché tanto lo stesso tono di voce ce l'hai. Ciao Teo. E quindi niente, così è la situazione. Tanti dicono, ma cosa? È stato uno shock. Sì, per tanti la prima volta. Buongiorno. Che non mi hanno. Che cazzo, fare rap un attimo. A B. Salve. Salve. Con 3.000 dollari quanto cibo posso mangiare? Allora, con 3.000 dollari. Un secondo, faccio un calcolo. Basta, siamo il tablet, va. Oh, so. Allora, con 3.000 dollari. Sì, ora, mamma mia. Che è? Ma il tablet lagga, che è? Calcolatrice fatta male, 3.000. 3. Diviso 150. No, vabbè, vaffanculo, usola. Un secondo, che se c'è una calcola ho problemi col tablet, che una calcolatrice va male. Allora, 3.000 dollari diviso 150 si prende 20 pezzi. Ok, e mi dà 10-10. Ok, della perfetto. Della maggior qualità che ha lei. Sì, sì. 10. E 10. Ecco qui 10 e 10. Perfetto. Grazie mille. Vuoi cosa da bere o a posto così? No, no, a posto così ce l'ho. Perfetto. Da bere. Grazie mille. Arrivederci. Perfetto.
Cioè, che cosa te ci ho fatta male, mamma mia. 3 0 diviso 3.000 diviso 105, ma che cazzo di cosa? Mi si è cagato addosso, si è. Comunque, cosa vuoi usare per la voce? Per la voce uso Clownfish Voice Changer. Mi modifica la voce e posso farla femmina sul gioco. Ah, cioè, cosa che va avanti da tanto, cioè. Non ho paura di funzionare. Sì, no, la calcolatrice non ha paura di funzionare. Infatti non l'ho mai usata e mai la userò. Torniamo sul live, per fare un po' di social. Allora, vediamo un po'. Blog cos'è? Cioè, nessuno usa sta cosa blog. La paura, saggio breve di Giorgio Catarratta. Ma allora, vediamo un attimo questa cosa qua. Non mi interessa, diciamo. Giorgio Catarratta ha tante cose strane, però. Poi è sparito a un certo punto, è sparito. Le pagine web sembrano reali. Sì, ma c'è proprio reali, cioè. È fatto proprio bene, è fatto. È proprio un sito internet proiettato sul tablet. Cioè, veramente è una cosa divertente. Poi sono le pagine, tipo quella del Mojito In, dove facciamo, dove mandiamo gli annunci del Mojito In. Poi c'è la foto, così. Poi mettere mi piace, like, tutto così. Poi dopo c'è il mercato qui, dove c'è la cosa di compravendita. Gli eventi organizzati dalle persone, l'offerta di lavoro, agente di sicurezza, questo è mio, però non c'è nessun candidato qua, candidati interessati zero, cazzo, ma come vuoi fare l'agente di sicurezza? Oh, nessuno, ma Giove c'è ancora, si è perso, Giove, io tra 5 tra 5 min devo andare via, passi o facciamo dopo? Ma non sono tanti bug grafici, ti dico, cioè. No, Svenky, se tu mangi troppo cibo, cioè il carne e il pesce ti fanno venire tanta cacca, diciamo, tanto lo stimolo di andare in bagno, quindi se mangi tanto pesce di seguito, se tu hai già a livello di andare in bagno questo qua già abbastanza alto, rischi di cagarti addosso, cioè tipo con una barra intera riesci a mangiare 5-6 pezzi circa. Però se vuoi rilassarti per motivo del lavoro ti vuoi andare in bagno e mangiare lì. $3.000.
No. E infatti ho sentito il rumore strano della cacca. Poi sono uscito, c'era la cacca lì in mezzo alla strada. Però, cioè, cosa succede quando la barra è troppo piena? Perché tu sei partito, no? Quando so sei andato via. E no, non l'ha preso. Quando so che sei partito via, non andava con tanto stimolo ad andare in bagno, no? La carne, i prodotti di business. Ora hanno fatto un aggiornamento in cui hanno aumentato tantissimo il mio stimolo. Willy non è ancora venuto a prendersi l'acqua, è ancora qua l'acqua distillata di Willy. Ma che cazzo, ma guarda te! Cioè, e sei da fette di carne, è sceso e sceso griglia! Io boh, vedo il papà, affanculo! No. Cioè, io boh, l'economia inizio a non sopportarla più. Giove, se è bello che hai dimenticato di portarmi il carico. La fine del carico, perché l'ha già portato da una parte. Totò porta sulla carne o no? Boh. No, dai, non c'è più. No, a me non mi serve l'acqua distillata, Svenky, serve a Willy. Pronto? Vuoi porti sulla carne o facciamo dopo? Facciamo dopo, mi ha detto A che posto, stavi andando va via, bene. quindi Sì, non l'ho fatta. va bene, ok. A dopo, ciao ciao. A dopo, ciao. L'abbiamo fatto per Willy che lavora al tequila, Svenky, quindi. Facciamo un giro per paletto, io c'è qualcuno. Fa la frutta, se no, vediamo. No. Madonna che pelo al palo ho fatto. Grazie per il follow, Barbarossa 93. Grazie per il follow, Nerul 83. Benvenuto. Vabbè, facciamo là. Ma che Madonna, anche la sto laggando, momenti mi viene addosso. Oppla. Vediamo un po', facciamo un recap di totale di ciò che c'è nel cosa c'è nel magazzino. No, ho sbagliato. No, 624 pezzi di carne. Ehi? Buongiorno, buon Buongiorno. pomeriggio, Sì, buonasera. mi hai chiamato il momento in cui stiamo andando anche fuori città, quindi ci Ah, conviene ok. fare dopo, quando torno dal A che pranzo. ora torni? Circa verso l'ora di ieri, verso le 3, penso. Ah, va bene, va Va bene. bene? Dai, A ciao posto, ciao ciao. ciao Ciao ciao. ciao. No, facciamo un recap magazzino. 610 pezzi di carne coincidono, perfetto. Aggiorniamo il magazzino. E il pesce sono 19. Perfetto. Ho 100 kg liberi di spazio e ho da mettere dentro altri 50 pezzi di glutammato.
50 pezzi di carne e 200 pezzi di pesce. Ma penso che non ci saranno mai, però. Però vabbè, cerchiamo di svuotare 200 pezzi di acqua distillata prima possibile. Dato che ormai i play stanno diminuendo, anzi ora sono aumentati, 10 su 100, da 8 a 10. Però io devo andare a pranzo perché sono le 1:30 e io... Andare a pranzo ora. Oppla. Mi ha svitato questa casettina qua. Vabbè ragazzi, io... Ma che cazzo... Vabbè, gli NPC sono un po' strani. Vabbè ragazzi, io... Tolgo il modificatore. Perfetto, l'ho tolto. Io ragazzi vi ringrazio tanto per essere... Che evento ci sta stasera? Stasera ci sta questo evento qua. Era del tuning. Ad uno tuning, è andato sul lifebook, cioè... Vabbè ragazzi, io vi ringrazio tanto... per essere stati con me in live. Vi ricordo di fare punto esclamativo Discord. Punto esclamativo Discord per entrare al mio server Discord. E punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. E per vedere le repliche di tutti i video e... che carico sempre lì dopo aver fatto il live. Quindi questione di qualche giorno ricarico tutte le live che faccio su Twitch. Vi saluto ancora una volta, vi ringrazio per essere stati con me. Guardo se c'è qualcuno in live, ma non penso. Farò un bel ride, ma non c'è nessuno, penso, in live. Esatto, non c'è nessuno in live che giochi su questo server, quanto sembra. No, non c'è nessuno in live che sta per ora giocando sullo Santos Life. Che io sappia, non c'è nessuno. Vi ricordo ancora di fare pure scrivere episodio T e collegarvi al mio canale YouTube e Discord. E ci vediamo. Prossima live che sarà. Potrebbe essere oggi pomeriggio, stasera o domani. Vedo un po' le mie disponibilità. A posto, grazie, ciao. Ah, e ringrazio ancora gli host e il ride di due di Strash e di Supremo.